Chiunque indossi questa uniforme, ciascuno con il suo grado e con il suo incarico, porta il peso della responsabilità. La vostra, in quanto comandanti, è la più alta. Sarete chiamati a intercettare disagi e bisogni, a garantire la libera fruizione dei diritti di ciascuno, ad assicurare il rispetto della dignità di tutte le persone, specie di quelle in condizioni di fragilità e sottoposte alla nostra custodia, affinché l'affermazione della legalità sia sempre scevra da gratuita violenza e proterva angheria, come la Costituzione ci impone. Coscienza dell'autorità rivestita. La qualità delle vostre intenzioni si misurerà perciò nel tempo, in un impegno trasparente, sincero, onesto, in una sola parola, autentico. Soprattutto si misurerà nella capacità e nella volontà che avrete di assumervi sempre le responsabilità che vi competono, quali che siano le conseguenze. Sembra un po' una risposta, anche un ribadire quello che lei aveva già detto sul caso Cucchi, dopo tra l'altro le ultime intercettazioni uscite nei giornali questa mattina. Spirito di corpo, secondo lei è un problema, c'è un problema omertà dentro il corpo? Io credo che quello che è apparso oggi sui giornali dovrà poi essere valutato compiutamente dall'autorità giudiziaria. Quando l'autorità giudiziaria avrà accertato compiutamente, verificheremo i significati da dare a frasi come spirito di corpo piuttosto che tante altre cose. Quindi io per natura sono propenso a dire aspettiamo la definizione del tutto. Quando il quadro sarà chiaro faremo quello che dobbiamo fare. Sulle mele marce io non mi sembra di aver mai parlato di mele marce, ho parlato di persone che vengono meno al loro dovere. Il venire meno al proprio dovere va infine accertato.